Bella ragazzi, siamo i Pirla! Benvenuti ragazzi in un botta risposta epico che non ci saremmo mai aspettati di fare. Ma in questo periodo di isolamento forzato, permettetemi di dire, è l'unico fattibile. Genitori contro figli, ce l'avete chiesto in tantissimi nei commenti. E noi che vi amiamo e vi vogliamo tanto bene, Pirla SV, vi amiamo sempre di più. Realizziamo le vostre idee, quindi commentate sotto un'altra idea figa, grandi ragazzi. E niente, facciamo entrare i nostri avversari, i nostri mitici genitori. Mamma, papà. Siete pronti a perdere? A venire dissati? Abbiamo già perso con voi due, siete troppo forti. Non è vero, vinceremo noi. Prima di iniziare col bam bam bam, iscrivetevi al canale per supportarci ed entrare nella nostra famiglia, che non è solo di noi quattro, ma dei 650.000 iscritti. Voi che ci seguite, entrate nella nostra famiglia. Chi non si iscrive è un disgraziato, disgraziato. Bene, possiamo andare al via ai dissing. Si comincia! Ma io voglio dire, ma i genitori contro figli o vecchietti contro giovani? No, perché manca la dentiere, siamo a posto. Tu cominci male che non parli col microfono. Cominciamo male, attenzione ai termini, disgraziati. Portate rispetto. Disgraziati, disgraziati, ma da voi siamo nati. Parti già coi dissing, con calma, con calma. Noi abbiamo una certa età. Infatti il papà ha più anni che capelli. C'è gente sensibile che potrebbe essere urtata da tale visione. Mettiamo questa che... Ok, meglio, meglio così ragazzi, meglio così. No! No, il mio cellulare. Amore, come sei carino. Sembri quando eri giovane. Non ho mai avuto una chiave bionda, io fluente bionda. Tanti capelli fa. Beh, avrò sbagliato ragazzo, che ne so. Tra i tanti ragazzi che hai trovato, poi ti sei fermata con me, che strano. Ma adesso abbiamo due mamme, quindi non mamma e papà, figli contro mamme. Uno, genitore due. Genitore uno, genitore due. Uno e due. Uno e due. Una delle cose pazzesche che voi fate sempre è che non trovate mai le cose in casa. È possibile? Le nascondete apposta, lo fate apposta per farci arrabbiare. Ma noi siamo più furbi di noi e ve le troviamo. Però appena cerco la tua pancia la trovo. Senti un po'. E tu invece il tuo cervello non lo trovi mai. Lo cerchi sempre nei cassetti e non lo trovi. Non è possibile che io perdo una cosa, apro il cassetto, non trovo il vestito, mia mamma va su, apre il cassetto e lo trova. Voi non ci arriverete mai ai nostri livelli, noi, ai nostri tempi, quando avevamo la vostra età, eravamo molto molto meglio di voi, più svegli, voi siete più addormentati, disgraziati. Aspetta un attimo, arrivo. Faccio vedere cosa faccio delle cavolate che state dicendo. Le butto nella spazzatura insieme al bidone della plastica. Mettete qui, parla, parla qui. Ma disgraziato, metti via la spazzatura, che sì, non la porti mai via. Cosa fai? La porti... Perché è un vostro ruolo questo. Quando è che l'andate a buttare questo? Ma lascia perdere, disgraziato. Lascia perdere come voi questo video, dai. No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io se portate fuori i vostri corpi che non vi vogliamo più in casa, via. Dai. Mi piacerebbe proprio lasciarvi da soli in casa, vedere cosa combinate. No, la casa va a fuoco poi. Appunto, quelle poche volte che vi abbiamo lasciato ho visto dei video pazzeschi di uova per terra, di guai incredibili, ho dovuto fare... Ho sempre ripulito poi dove ho sporcato. Ma dove? In che film? Ma cosa hai ripulito? Il tuo sederino forse quando vai in bagno ripulisci? O forse neanche quello? Però anche loro hanno sporcato, ma te sei ancora qui. No, questa nessuno l'ha capita. Adesso non l'abbiamo capito. Dobbiamo riflettere. Lui sarebbe lo sporco. Lui sarebbe lo sporco. Ma siamo alleati, oh. Allora, se lui è lo sporco, tu cosa sei? La carta igienica? Ti sei mai chiesto perché ho iniziato a mangiare pizza con l'ananas? Perché il cibo che mi facevi tu faceva schifo, allora ho dovuto cercare un altro cibo. Pizza con l'ananas. Senti, una cuoca come me fai fatica a trovarla. Ah, una lavapiatti come te. Voi siete veramente anaffettivi, non capite un tubo, disgraziati. Anaffettivi? Facciamo una sfida. Una sfida. Questa sera cucinate voi quello che volete e noi lo mangiamo. Poi domani noi cuciniamo quello che vogliamo. E noi lo sputiamo. Basta, rinuncia alla sfida. Gnabri, sei cattivello anche tu, spingi abbastanza, calmati qua, perché io ti ho dato alla luce, io te la spengo. Come ti ho fatto di distruggo, anche con me vale. Ma con due figli come noi dovresti pacciarvi i gomiti, ringraziare il cielo per aver fatto dei figli belli come noi. Senza di noi sareste ancora zero follower su Instagram.
avete visto che io ho pubblicato una foto di Gnabry e di Gabri, di Pier, quando erano più piccoli. Gnabry, Pier. Erano molto carini, piccoli. Infatti quella foto ha fatto più like di tutte le tue foto messe assieme. Ma è colpa mia, chissà cosa pensavo quando ho fatto sti due disgraziati qua. Mi sono sbagliato sicuramente. No. Beh, disgraziati tale padre, tale figlio, solo figli tuoi potevamo essere. I primi sono venuti bene bene benino, guardate che cosa è venuto, il risultato degli ultimi, meno male che sono gli ultimi. Sì, perché noi siamo i terzi e i quarti, avete avuto quattro figli, no? Prima gli schizzi, poi i capolavori, dai. Te sei figlio unico, i tuoi genitori hanno visto te, ha detto no, non rischiamo più a fare un altro figlio, peggio di così. Meglio di così non poteva venire, per cui hanno rinunciato apposta, scientemente, per non rovinare l'opera d'arte che sono io. Ecco, ti stringo la mano, cosa sono sti giornaletti da vecchietto? Cosa li leggi quando sei in bagno a fare i tuoi bisogni? No, mi servono per strappare le pagine e pulire quando manca la carta igienica che consumi tu completamente. Poi le usi anche per fare i pallesi, per fare i filmati, per fare quelle frivolezze lì proprio da bambino piccolino. Invece di strappare le pagine, strappati i capelli. Ah no, non ce l'hai, scusa. Comunque volevo dire che è ereditaria la questione, quindi anche voi fra una ventina d'anni sarete ridotti così come il babbo. Disgraziati. Ma dite la verità, chi era quello che mi metteva i soldi quando perdevo il dente? Era il topino o eravate voi? Chi era Babbo Natale che mi portava i regali sotto l'albero? Era Babbo Natale o eravate voi? No, perché ci avete mentito? Non esiste Babbo Natale, non esiste il topino, perché ci avete mentito? No, assolutamente, non sono cose che si possono svelare, soprattutto ai bimbi come voi. Bimbi, c'ho più barba di lui, cioè, notare, c'ho più barba di te, dai. Me la tengo tagliata per dare dignità sempre a lui, me la tengo tagliata, non me la faccio crescere io. Poi non è una barba, lui è un pizzetto da capretta, guardatelo bene, non sembra una capretta? Beh sì, c'è da dire che la mia barba non piace a nessuno. Ma guarda, leggete i commenti. Neanche la tua faccia piace a nessuno. Sapete cosa potreste fare? Cosa potremmo fare? Di mestiere? Di mestiere. Fare i collaudatori delle cose, perché rompete qualsiasi cosa. Sì, anche le scatole rompete, in casa soprattutto. Le scatole, le biciclette, i telefonini, sempre rotti. Ma rompiamo tutto, tanto aggiustate voi, poi rompo la bici, l'aggiusta mio papà. Rompo in cucina, aggiusti te, tanto. Adesso quando ti rompi te la testa non te l'aggiusto, te la lascio rotta. Dai, mammina, la mamma è sempre la mamma. E quindi aiuta sempre. No, in certi casi no, bisogna far provare dolore ai propri figli, no, per fargli capire come vanno le cose. Va bene, allora con i dissing ci siamo scannati, è ora di fare un'incredibile sfida fisica, ovvero braccio di ferro, noi due contro voi due. Non c'è problema. Ti propongo dito di ferro. Dito di ferro. Ti prendete le mani strette strette con le dita, i pollici in verticale, poi vince chi imprigiona il pollice dell'altro. Va bene. Pronto? Sì. Via. No, lui è fortissimo in questo gioco, ma non più di me. Rischio. No, mi ha fregato. Prima sfida l'ho persa, quella del pollice, ora sfida di braccio di ferro. Vai Gabri. Attenzione, allora siamo pronti. Rewind, 3, 2, 1, let's go. Vai Gabri, dai, punto su di te, bravo, spingi Gabri, non avere pietà, c'è un aiutino lì dalla regia, niente aiutino, no, attenzione Gabri, vinci. Ok, la terza sfida consisterà in chi apre un uomo, chi apre un uomo meglio, ok? Primo tentativo vado io. Si fa un picchiettio così e poi si... Oh, ragazzi, mamma mia! Come cominciare dalla fine? Apre così. Vai, fammi vedere come si fa. Lascerai tutto il gusto. Attenzione, con una mano? Cos'è? Cos'è sto casino? Disgraziato anche tu, mamma mia, ma che macello hai fatto! È una variante alla solita rottura dell'uovo. Non male, chiediamo alla cuoca. No, assolutamente, ha fatto un disastro. Ha fatto un disastro. Abbiamo vinto noi. 2-1. Ok ragazzi, i dissing sono finiti contro i nostri genitori. Dai, sono stati degli avversari abbastanza degni. Votate nel sondaggio, sono stati più forti, figli o genitori ragazzi? Noi,
votateci, votateci. Date il voto a loro, sennò se ne hanno male, non dormono la notte, votate loro. A parte tutto ciò, ragazzi, voletevi bene in famiglia, siate uniti, perché la famiglia è la cosa più bella che ognuno ha, ok? I genitori sono le uniche persone al mondo che vi vorranno davvero bene senza avere secondi fini. Quindi non, quando litigate con i genitori, pensateci due volte. Soprattutto giocate anche, non solo fatevi sgridare, ma giocate e scherzate con loro. Quindi ragazzi, ricordiamo, iscrivetevi al canale, chi non si iscrive è un disgraziato. Il prossimo video, ve lo diciamo già, sarà una gara di rimorchi in videochiamata. Vi diciamo già questo spoiler, non con voi, tranquilli. Posso partecipare io però? Poi ti prendiamo come concorrente. Volete una gara di rimorchi con loro? Scrivete, scriveteci idee, scriveteci tutto. Seguiteci su Instagram, @PirlasV, esce una foto con tutti insieme. E vedete che anche loro hanno Instagram, incredibile ma vero, gliel'abbiamo insegnato noi. I nostri tag è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, noi siamo i Pirla. Buona SV! P-I-R-L-A-S-V, PirlasV, sempre su YouTube. 500k non ci fermiamo, intendendoci uno dopo l'altro lo facciamo.